Beh, le città rappresentano il motore del cambiamento del futuro. La regione l'ha fatto già con l'iniziativa sui tecnopoli qualche anno fa, che sta andando ancora avanti, e Reggio è partito rapidamente, con gli incubatori di carattere culturale e creativo, dove i giovani si mettono a collaborare per mettere a disposizione le loro risorse creative. Ora facciamo un altro passo in avanti che diventa ancora più partecipativo per tutta la città. E qui abbiamo visto oggi in questo grandissimo evento qui a Reggio, che ha mobilitato veramente un numero incredibile di persone, in cui appunto in luoghi che vengono riconsegnati alla città si apre un laboratorio di sperimentazione per innovazione non solo a fini imprenditoriali, ma per innovazione sociale. Quindi, attività diciamo, di co-working, di progettazione, di ascolto, di sviluppo di soluzioni. Reggio ha scelto il tema dell'innovazione sociale, quindi ha fatto una scelta tra le più importanti, a mio avviso, nel contesto regionale. È la città che è più avanti in questa progettazione. Noi siamo in Regione assolutamente sicuri che questo esperimento reggiano sia per noi da apripista per tutte le altre città della regione, perché come per i tecnopoli e come per gli incubatori culturali, anche questi laboratori aperti faranno parte di una rete regionale situata nelle città capoluogo.